orario preciso, grande spettacolo, Valla Scurati, io parto per l'America, grande racconto di chi è partito, di chi è rimasto e di chi è tornato. Mamma mia, dammi 100 lire e in America voglio andare. Testimonianza di Giuseppe Zanelli di Saloni. A San Sebastiano c'era un agente di viaggio. Era lui che preparava tutte le carte per quelli che volevano andare in America. Quando sarò in America, sposerò un'americana. Addio bell'italiana, non ti marito più. A Genova si imbarcarono più di 4 milioni di uomini, donne e bambini, quasi tutti provenienti dalle regioni settentrionali. L'emigrazione fu un vero e proprio fenomeno storico nazionale perché interessò tutte le regioni. Anche l'Italia del Nord fu dunque terra d'emigrazione. Vedere, te lo farò sentire, io ti farò morire dalla soddisfazione. E quando tornavamo alla sera, sempre riso e fagioli. Al mattino iniziavamo verso le 5:30, 6. Poi le 11 smettevamo per andare a mangiare. E finivamo verso le 4:30, 5, se non c'era da fare degli straordinari. Perché quando c'era da trapiantare il riso, si facevano anche gli straordinari, sempre nell'acqua. Nel pomeriggio del 4 corrente il piroscafo Sirio naufragò presso la costa orientale della Spagna. Era partito 2 giorni avanti da Genova, diretto nell'America del Sud, recando a bordo 822 persone, fra i passeggeri di prima classe, emigranti ed equipaggio. Nel 1948 sono andato in Argentina e vi sono stato 1 anno e mezzo. Non ci stavo male. Mio cognato aveva 500 pertiche di orto. La terra là non ha bisogno di concimi, è terra nera. Dopo tanti anni di coltivazione cambiano, mettono gli animali a pascolare. Lavoravo a Buenos Aires, mentre mia sorella abitava a Florencia Varella. E quando avevo tempo, andavo a trovare. Là erano tutti italiani. Yeah.
ricordi da ragazza sono tutti impostati su questo zio che era dovuto andare in Argentina e al quale io regolarmente scrivevo Natale, Pasqua. Non ho mai conosciuto questi zii, neanche le mie cugine, perché non hanno mai accettato neanche i soldi che mia mamma e mia zia volevano mandarmi per farli venire in Italia, perché ormai era là che stavano, si trovavano bene là da loro. Grazie.